L'8 settembre 1943 la radio italiana annuncia alla nazione la firma dell'armistizio che porrà termine alla guerra. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. In realtà il documento è già stato firmato da qualche giorno, ma la notizia è stata tenuta segreta. La firma della resa italiana è avvenuta in Sicilia, in una frazione di Siracusa che si chiama Cassibile. L'accordo prevede che l'armistizio diverrà operativo solo nel momento in cui sarà annunciato pubblicamente. Ma come si arriva alla firma dell'armistizio di Cassibile? Nella prima metà del 1943 nel paese si è ormai diffuso il convincimento che la guerra sia perduta e che il continuare a combatterla ci costerà perdite gravissime e oramai del tutto inutili. Questa convinzione sta prendendo piede anche in seno ai vertici del sistema di potere fascista. Benito Mussolini si decide per questo ad operare una serie di sostituzioni nella compagine governativa per allontanare le figure che sospettano essere più favorevoli alla continuazione della guerra al fianco della Germania. Vengono rimossi ad esempio Galeazzo Ciano, ministro degli esteri e genero dello stesso Mussolini, Giuseppe Volpi, conte di Misurata, presidente della Confindustria, e il ministro della cultura popolare Alessandro Pavolini. Secondo alcuni storici sono proprio questi avvicendamenti che spingono Vittorio Emanuele III a rompere gli indugi e a pianificare la destituzione del duce. Si arriva così alla famosa riunione del Gran Consiglio del Fascismo, nel corso della quale è votato l'ordine del giorno che destituisce Mussolini. Poco dopo il duce viene addirittura arrestato. Al suo posto, in qualità di capo del governo, viene nominato il generale Pietro Badoglio. È a questo punto che si decide concretamente di intavolare trattative con gli alleati per giungere all'uscita dell'Italia dalla guerra. Si deve però arrivare al 19 agosto, prima che il generale Giuseppe Castellano, inviato del governo italiano, riesca ad incontrare gli alleati a Lisbona, in Portogallo. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, gli alleati non sono affatto entusiasti dell'offerta italiana di resa. La sconfitta del nostro paese è infatti data per imminente e inglesi e americani ritengono di poter ottenere vantaggi molto maggiori da una sconfitta dell'Italia sul campo. Per fortuna dell'Italia, i loro interessi nello scacchiere mediterraneo non sono coincidenti e non lo sono neanche con quelli dell'Unione Sovietica. Una rapida conclusione della guerra diventa dunque accettabile, anche se ciò significa dover rinunciare ad una parte dei vantaggi che si sarebbero potuti ottenere sconfiggendo il nostro paese sul campo. Castellano è rientrato da Lisbona il 27 agosto, ma soltanto il 30 viene ricevuto da Badoglio. Al generale comunica che gli alleati vogliono un incontro che dovrà tenersi in Sicilia, isola che inglesi e americani hanno già conquistato. Castellano viene nuovamente inviato presso di loro, ma si vede respingere tutte le proposte avanzate dal governo italiano. Gli alleati vogliono imporci una resa senza condizioni. Accettano soltanto l'ipotesi di inviare a Roma un contingente di 2000 paracadutisti per contribuire alla difesa della capitale nel momento in cui i tedeschi, avuta notizia dell'armistizio, certamente reagiranno. Vittorio Emanuele III decide di accettare l'armistizio così come imposto dagli alleati, il che si traduce in una resa incondizionata. Ad inglesi e americani viene così inviato un telegramma nel quale si preannuncia l'arrivo del generale Castellano per la firma della resa.
Il 2 settembre Castellano riparte per Cassibile, ma incredibilmente non ha con sé un'autorizzazione scritta che gli consenta di firmare l'armistizio. Gli americani a questo punto telegrafano subito a Roma per chiedere quale sia il vero ruolo del generale. È davvero autorizzato a firmare il documento oppure no? Se non lo è, le trattative verranno interrotte immediatamente. Da Roma nessuno risponde. La trattativa rimane in stallo perché per gli alleati il generale Castellano non è autorizzato alla firma. Inglesi e americani, per mettere pressione al governo italiano, a questo punto fanno presente di avere ben 500 bombardieri pronti sulle piste e in attesa di decollare per attaccare Roma e raderla al suolo. Alla fine arriva un nuovo telegramma di Badoglio con il quale si autorizza esplicitamente il generale Castellano alla firma dell'armistizio. Il caos prodotto in seno alle truppe italiane schierate in molti fronti anche all'estero da una notizia assolutamente inattesa fa parte della storia, così come la violenta reazione dei tedeschi. L'intera vicenda è stata condotta con una leggerezza che a guerra finita sarà fonte di feroci polemiche. Anche per oggi dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto è tutto. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento ad un prossimo video sempre qui sulla linea della memoria.